Buonasera, buonasera a voi tutti che ci seguite da Libre TV. Oggi 27 agosto siamo in compagnia di Pasquale Serra. Pasquale Serra è collegato dalla Calabria e questa trasmissione che registriamo rientra in quella serie di trasmissioni di impegno di Libre TV per parlare delle vittime del sangue infetto. Questo dramma vero e proprio che coinvolge migliaia di persone. E che non trova modo di soluzioni in Italia per quanto riguarda un risarcimento, per quanto riguarda la giustizia, anzi, se possibile, conosce nuovi orrori con l'inefficienza della burocrazia italiana e della sanità italiana. Con Pasquale parliamo proprio di un evento che si è realizzato questa mattina a Catanzaro, davanti alla prefettura. C'era un gruppo di persone malati, ce ne parlerà adesso. Bene, Pasquale, quanti erano e che cosa facevano davanti alla prefettura? A te la parola, Pasquale. Allora, noi in Calabria siamo oltre 1050 danneggiati dal sangue infetto e per questo noi percepiamo un indennizzo con la legge 210 del 92 di quasi 1100 euro ogni bimestre. Qui devo aprire una parentesi e dire che abbiamo ottenuto tramite delle cause ad ogni livello, sia con tribunali normali che dalla Cassazione, anche la Corte europea che ha stabilito che ci debbono questi soldi vanno rivalutati. E la Calabria è l'unica regione in Italia che non ha rivalutato l'indennizzo. La situazione nostra in questo momento di tutti noi calabresi è il fatto che non ci pagano da gennaio 2014. La regione continua a dirci che lo Stato non gli manda i soldi, però noi diciamo una cosa: se la regione ha accettato dallo Stato la delega al pagamento di questo indennizzo, per quale motivo, essendosi presa la responsabilità di questo pagamento, non ci paga? Allora rimetta la delega nelle mani del governo, così noi ci rivolgiamo direttamente al governo e parliamo con altre persone, non andiamo più alla regione. Siamo disperati. Molta gente di noi, di queste mille, oltre 50 persone, vivono con questo emolumento, con questo indennizzo. Allora, abbiamo persone che hanno un'invalidità civile e prendono 250-280 euro al mese. Con questi soldi riuscivano più o meno a campare. Ora, essendo venuti meno questo sostentamento, questo indennizzo, e queste persone sono disperate. Stamattina c'era uno che diceva che si ammazza. Ora Senti siamo Pasquale, andati. ti interrompo un attimo. Il gruppo di persone oggi, appunto, lì davanti alla prefettura, erano praticamente tutti quanti malati, tutte quante persone colpite da questa cosa. In particolare, ecco, che patologie avete contratto? Sì, signore, tutte le persone che eravamo lì a Catanzaro, eravamo circa 20, erano tutti malati, erano tutti con questo bisogno disperato di questo benedetto bimestre che non viene pagato. Ora io devo dire che oltre al fatto che molti vivono con questo, altri hanno impegnato questo vitalizio nei mutui e in altri crediti, diciamo. Ora, noi siamo in grosse difficoltà, quindi la regione ci deve dare delle Infatti, risposte. parliamo un attimino appunto
della parte a cui vi rivolgete. Oggi avete avuto un ascolto da parte di qualcuno, un impegno, qualcuno si è fatto avanti? Sì, oggi siamo andati al Palazzo della Presidenza della Regione. Ci hanno fatto aspettare quasi un'ora fuori perché hanno chiesto, hanno telefonato in questura e sono venuti dei due questurini ai quali abbiamo dovuto dire le nostre ragioni, i quali sono saliti, hanno chiesto e poi ci hanno fatto entrare. Siamo entrati e siamo andati a parlare con la segretaria della vicepresidente Stasi. Questa dottoressa non c'era e abbiamo parlato con la segretaria che si chiama Cinzia Messina. Questa signora è stata molto gentile e questa signora ci ha detto che mentre noi aspettavamo ha telefonato alla dottoressa Stasi, la quale le ha dato il compito di prendere i nostri numeri di telefono e poi quando lei sarà disponibile ci chiamerà e ci darà un appuntamento. Ora, quello che voglio dire io è questo qua, con molta... Siamo veramente all'osso, non ne possiamo più. Ci dicano che cosa dobbiamo fare. Oltretutto, oltre a questo fatto che non ci pagano i binestri, che non ci danno l'aumento, che abbiamo il problema del risarcimento. Noi malati abbiamo vinto delle cause passate ormai in giudicato con lo Stato e lo Stato ci deve risarcire queste. Non so se aspettano che noi moriamo per poi parlare con i nostri figli. È qualcosa di veramente obbrobrioso. Non riusciamo più a campare, a fare delle a curarci, a fare delle spese normali come fanno tutti. C'era una signora che gli hanno sequestrato la macchina perché non poteva pagare l'assicurazione. Cioè sono esempi che fanno ribrezzo. Come si fa a campare con 280 euro al mese? Qualcuno ci deve aiutare, ci rivolgiamo un po' a tutti, noi non abbiamo remore. Noi siamo trasversali, non chiediamo nulla a nessuno, sono i nostri diritti, è il nostro diritto questo qui, ci debbono dare quello che noi avanziamo dallo Stato. Volevo chiederti una cosa, oggi mi hai detto che eravate una ventina. Come avete cercato di organizzarvi e di, diciamo, in qualche modo di darvi appuntamento? Che metodo avete utilizzato? Noi stiamo organizzando alla buona, tramite email, tramite telefonate. Non conosciamo tutti, perché se conoscessimo tutti, questa mattina ci sarebbero stati 300-400 persone lì davanti. Non abbiamo la possibilità di conoscere tutti e di dare l'informazione a tutti perché molti non hanno il computer, molti non sono su Facebook, molti non hanno la possibilità di farsi conoscere, molti in effetti anche mancano perché avevano qualcosa da fare o erano malati, non si potevano muovere oppure non aveva la possibilità economica di venire a Catanzaro. Allora, senti Pasquale, intanto vabbè, volevo dirti che insomma tu hai cercato di organizzare questo evento con di far venire persone con un evento, creando un evento Facebook, quindi insomma hai utilizzato questo sistema utilizzando questo social che è Facebook, ed è insomma molto importante. Però volevo chiederti anche un'altra cosa, per avere da te un riscontro. Tra le persone, secondo te, che sono mancate, magari coloro che magari invece sapevano di questo evento, potrebbe esserci qualcuno, perché ho saputo che capita anche questo,
che ha, diciamo, in qualche modo timore di rivelare il fatto che sta male, perché per paura di essere poi magari discriminato, di essere in qualche modo trattato male, o se qualcuno magari lavora di essere licenziato e così via. Sì, lei ha perfettamente centrato il problema. Allora, molti di noi hanno vergogna noi siamo stati chiamati gli invisibili, cioè coloro i quali non vogliono apparire. Allora, molti di noi si vergognano perché è una malattia che, non, a parte che è irreversibile, ma non c'è molta informazione. Allora, se uno sa che tu hai l'epatite C, incomincia ad allontanarti, incomincia ad evitarti, non viene più a mangiare la pizza con te, tutte queste cose, è un vivere un po' fuori da quella che è la società, insomma, da come eravamo abituati prima della malattia. Cioè, viviamo questa cosa come un dramma interno nostro, e siamo emarginati completamente. Ho capito. Allora, Senti Pasquale, noi ti invitiamo intanto su Libre TV a vedere, anche per informarti, insomma, tutte le varie trasmissioni che abbiamo fatto su questo problema, che ridurre il problema è, diciamo, una cosa riduttiva, in realtà è proprio una vera e propria strage che si perpetra nel tempo, perché poi ovviamente non tutti riescono ad avere la salute minima per poter continuare a lottare, qualcuno piano piano ci lascia per queste patologie che sono state contratte appunto per negligenza a seguito di trasfusioni che hanno dovuto subire, e quindi comunque ci siamo occupati, ce ne occuperemo ancora. Io ti ringrazio di questa testimonianza. Ovviamente rimaniamo in contatto quando ci saranno delle novità. Se riuscirete in qualche modo a organizzarvi a livello locale, cercando anche di vincere questo timore di cui parlavamo, che sicuramente ha dei motivi, però un pochino frena anche, perché se non ci fosse si potrebbe essere di più a poter in queste diciamo manifestazioni, queste cose. Ecco, noi insomma Liberi TV sarà sempre disponibile e pronta a darvi voce. Io a questo punto ti ringrazio ancora, lascio a te la conclusione, se hai qualcosa da dire, a te. io ringrazio lei e ringrazio tutti coloro che ci stanno appoggiando. Io Gianni, mi chiamo Guardi, Gianni, ti ho chiamato a te Pasquale, mi chiamo Gianni. ah sì, scusa, Tranquillo. io ti ringrazio e ringrazio anche tutti gli italiani, perché guarda, io ho creato da 5 giorni questo gruppo Lo su diciamo, Facebook. dimmi, diciamo il nome. Emotrasfusi, emodanneggiati. Ok. E comunque io su Facebook mi chiamo Serra Pasquale, e chi clicca il mio nome su Facebook poi può direttamente contattarmi, e se vuole entrare io gli chiedo l'amicizia. Perfetto. Il fatto che volevo dire è che in 5 giorni questo gruppo è riuscito a raggiungere i 300 membri, e non è una cosa normale. Da tutta Italia sta entrando gente, ci chiama, ci dà solidarietà, e ci appoggia e divulga quelle che sono le nostre lamentele e le nostre richieste alla regione. Sono meravigliati queste persone, perché è l'unica regione in Italia che si comporta in questo modo. Ah, io voglio dire una cosa: se la regione non ci paga perché i soldi dello Stato, è la regione che si deve fare parte dirigente presso lo Stato per farsi dare questi soldi. Noi cittadini non siamo capaci di interloquire con lo Stato. Non so se ho Sì, detto no, bene. sei stato molto chiaro, non bisogna sottostare, ecco, a questo scarico di responsabilità da parte della Regione, che si è assunta la responsabilità a suo tempo di Certo. dare, di erogare questo contributo, questo vitalizio che è importante, e che adesso purtroppo nell'ambito di una grande e vasta pulsione
purtroppo situazione di malgoverno da parte delle regioni e dei soldi che le regioni dispongono, quindi c'è chi è in dissesto, chi è sull'orlo del fallimento come regioni, e quindi purtroppo la regione Calabria non fa eccezione rispetto a tutto il resto dell'Italia, però sono delle cose minime di assistenza che dovrebbero essere comunque erogate. Pasquale, io ti ringrazio ancora, ricordo tutti coloro che ci seguono, Pasquale Serra su Facebook, per poter entrare in contatto con questo comitato, in qualche modo con questo gruppo che si sta organizzando in Calabria di emodanneggiati, emotrasfusi, e quindi dar forza a questa battaglia che su Libre TV già da di cui su Libre TV già da tempo parliamo con Andrea Spinetti. Ti ringrazio ancora, Pasquale Serra. A presto su Libre TV. Grazie, grazie a te, Gianni. A presto. Ciao. Ciao.